Vedo un terremoto che sta per arrivare a questo paese. And, it is a very shocking earthquake. E sarà un terremoto terribile, veramente scioccante, that I see coming. Che sta per arrivare in questo paese. The earthquake. Quel terremoto is a terrible earthquake. È un terremoto terribile. I see it coming to this country. Vedo che sta venendo in questo paese. The Lord put me in a place. Il Signore mi ha messo in un posto. And I saw the green that you see in this land here, the green field. E vide il campo verde che si vede in questa nazione. And then, e poi, the earth opened. La terra si aprì. And swallowed the other side. La terra si aprì e ha ingoiato l'altra parte. I see an earthquake coming to Italy. Vedo un terremoto che sta per arrivare in Italia. The last time I spoke about an earthquake in this country. L'ultima volta che ho parlato riguardo un terremoto in questa nazione. The last two times. L'ultime due volte. They happened. Quel terremoto si sono venuti adempiuti. So what happens is this. I see the community in front of me. Vedo la comunità dinanzi a me. The foreground. E come there is, I think it's a community. It's a community. Sembra una comunità. It's a field. È un campo. Like a community. Un campo come una comunità. And the earth opens. E la terra si aprì. And swallows them. E la terra ha ingoiato quella comunità. So actually that land moves like this. Quindi, it moves like veramente this. Quella terra va sotto così. And the other community in the background. E l'altra comunità che si trova dall'altra parte. Moves to cover this place. Vieni per coprire quella comunità che è stata appena ingoiata. Again, let me repeat this. Voglio ripetere di nuovo. I see an earthquake coming to this country. Vedo un terremoto che sta per arrivare in Italia. And the Lord is asking for repentance. E il Signore sta chiedendo un ravvedimento. Repentance. Ravvedimento. Repentance from sin. Ravvedimento dal peccato. Repentance from Catholicism. Ravvedimento dal cattolicesimo. So that you may prepare for the coming of the Messiah. Così possiamo preparare per il ritorno del Messia. I see a community in front of me. Vedo una comunità dinanzi a me. And the earth opens up. E la terra si aprì. And they are swallowed in. E poi la terra ingoiò quella comunità davanti. Swallowed? Ingoiò. Yeah, so they are swallowed in. Quindi vengono ingoiati. And the other community in the background comes back and closes this part. E quell'altra comunità davanti viene lì per chiudere quella comunità che è stata appena ingoiata. So the pastors have responsibility. Quindi i pastori hanno una responsabilità. To call for a national repentance. Per chiamare un ravvedimento nazionale. Repent Italy. Ravvedetevi Italia. That the Lord may save you. Così il Signore possa salvarci. If you repent, ma se ci ravvediamo, then the effect of the earthquake will be low. Allora l'effetto del terremoto sarà molto basso. Because the Lord is faithful enough to save his people. Perché il Signore è fedele per salvare il suo popolo. If you repent, se ci ravvediamo. But it must happen. Ma quelle cose lì deve succedere. Because he must prove to you that that was my prophet that perché spoke. Quello il Signore vuole mostrare anche a noi che quello era il mio servo, profeta che io vi ho mandato. The earthquake must take place. Il terremoto accadrà, deve accadere.